Siamo all'Annunziata di Cosenza, l'ospedale storico della città Bruzia. Oggi c'è una manifestazione molto particolare, una manifestazione indetta dai medici dell'ospedale per denunciare lo stato, in qualche modo, di stallo in cui la situazione sanitaria di questo nosocomio, ma dell'intera provincia, sembra essere qui in questa regione. In mezzo c'è l'attesa delle decisioni da parte del governo per la nomina di un commissario che sul piano giuridico non si capisce se è ancora in carica e se ancora no. Nei giorni scorsi, dicevamo, in mezzo c'è questo, ma nei giorni scorsi c'è stata un'ulteriore denuncia da parte dei medici dell'Annunziata. Qui c'è carenza di personale medico, al punto che alcuni medici addirittura hanno avuto malori oppure hanno subito disturbi dovuti allo stress, al punto da arrivare a qualche infarto. Tutta questa serie di fattori, la carenza di personale, lo stato di stallo della sanità in questa regione, le condizioni in cui la situazione generale di questo ospedale sembra insomma ormai essere arrivata ad un punto da opprimere sul piano lavorativo lo stesso personale medico, ha portato all'indizione di questa manifestazione qui all'Annunziata, una manifestazione che sollecita immediati interventi da parte del governo per la nomina del commissario. A questa manifestazione hanno dato attestati di sostegno, di solidarietà e di vicinanza il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il quale diciamo da ormai mesi sostiene l'ipotesi di che si vada ad un commissariamento, che interessi il presidente o interessi qualcun altro, ma comunque uscire dalla situazione in cui si è cacciato il sistema sanitario in conseguenza delle mancate decisioni in merito del governo Renzi. I retroscenismi sono tanti, alcuni pensano che questa situazione di sospensione sia legata agli assetti di potere all'interno del governo nazionale, alla ipotesi del sostegno NCD che in questa provincia vede diciamo molto forte il senatore Gentile e il fratello Pino, vicepresidente del Consiglio regionale. Tutte insomma vicende che in qualche modo hanno appesantito sul piano dell'attenzione il clima in questa regione. Di conseguenza diverse sono state le personalità politiche, sociali e sindacali che si sono schierate a fianco dei medici. Oggi siamo qui a Cosenza per seguire questa protesta, per sentire la voce dei protagonisti di questa protesta e vedere quale piattaforma metteranno in campo. Buongiorno, allora ci spiega un attimo la piattaforma che sta alla base di questa vostra protesta, diciamo, che allora, era stata annunciata. Noi stiamo protestando da gennaio del 2014 perché non ce la facciamo più con la mole di lavoro, perché mancano medici, mancano biologi, mancano fisici, mancano farmacisti, mancano infermieri, mancano tecnici. Quindi abbiamo turni che sono massacranti, non c'è il riposo, che avremmo diritto anche ai riposi, per cui inizierà a diventare pericoloso. Noi dobbiamo cercare di sbloccare il turnover perché altrimenti l'Annunziata morirà. Questo è il motivo dello sciopero. Noi siamo stati dal sottosegretario Fadda, gennaio del 2014, siamo stati dal presidente Scopelliti, siamo stati dal prefetto già in prefettura 3-4 volte, abbiamo incontrato il governatore, noi abbiamo bisogno del commissario al più presto possibile. Il problema è questo. Speriamo con questa manifestazione di essere ascoltati sia da Roma che da Catanzaro.
Si parlava, diciamo, per questo carico di lavoro addirittura di malori dei sanitari. Sì, ultimamente purtroppo 3 o 4 colleghi hanno avuto dei malori anche dovuto allo stress, per il mancato riposo dopo che fanno i turni, perché, ripeto, mancano più di 100 medici, più di 100 infermieri, mancano una decina di biologi, mancano tanti tecnici e tanti infermieri. Grazie. Abbiamo bisogno dello sblocco del turnover. Anche lei a questa manifestazione, con quale spirito? Ma è una testimonianza per registrare una diffusione di scontento che c'è in giro, non solo da parte del personale medico, paramedico, ma il problema sanità ormai, come dire, per i cittadini sta diventando un'emergenza non più sopportabile. Questo ritardo nella parte del governo nel definire questa problematica del commissario sta diventando pure questa noiosa, insomma. Quindi la mia presenza qui è proprio a testimoniare una situazione di disagio che si percepisce, quindi anche a dare un gesto di solidarietà al personale che in questo momento hanno grossi disagi, grosse difficoltà anche operative, quindi sia al pronto soccorso, ma in generale in tutta la provincia c'è questo disagio forte per questo problema che è molto importante e quindi va sostenuto. Insomma, si spiega un po' come si è arrivato a tutto questo. È già da un anno che avevamo visto come intersindacale dei medici, avevamo acquisito la consapevolezza anche in virtù del blocco del turnover, che la situazione diventava drammatica in quanto al numero di personale che poteva lavorare. Quindi, registrando queste carenze, abbiamo segnalato alle autorità la necessità di investire in risorse umane per questo ospedale. Così non è stato. Il blocco del turnover e la gestione ragionieristica tout court, senza guardare in faccia nessuno e senza tenere in conto che i malati non si curano con la calcolatrice, il personale non è arrivato. Questo ha condotto a dei turni massacranti, addirittura c'è stato il ricorso a turni aggiuntivi cosiddetti, ben pagati per carità, ma di straordinari che i medici di altri reparti vanno a fare in pronto soccorso o in altre strutture che soffrono come il pronto soccorso. Questo che cosa ha comportato? Demotivazione, frustrazione. Medici come valvola di sfogo da parte dei cittadini che sono costretti a lunghe attese. Accanto a questa, la riduzione del numero dei posti letto ha fatto sì che la situazione esplodesse. Assistiamo e abbiamo assistito in questo grande ospedale che ormai è morto perché i fondi destinati dalle varie amministrazioni regionali, dai governi, sono stati dilapidati, se l'hanno mangiati, se voi fate un giro in questo ospedale, io ci sono a 37 anni, da 37 anni è un cantiere di scuola continuano, però le prestazioni, le situazioni dei pazienti non se ne occupa nessuno e quindi per questo stamattina nemmeno la cittadinanza è presente in massa. Un'altra cosa la voglio dire, ho sentito ieri sera alcune prediche che non condivido, il governatore prima di andare alle elezioni, questo piazzale era pieno di camici bianchi, oggi il governatore non si presenta. La reputazione calabrese, la reputazione regionale che ha vinto le elezioni dov'è? È assente, è per questo che noi, la nostra controparte è chi ha gestito la sanità in Calabria e a Cosenza e l'ha gestito per affari, per interessi e per clientele, per questo dobbiamo specificare la nostra controparte e i nostri obiettivi. Vi faccio un esempio. Le migliori eccellenze da questo ospedale sono andate via, sono rimasti gli FF, le unità operative di questa azienda ospedaliera, quindi di questo grande ospedale,
li fanno gli FF, i precari che fanno gli FF fanno i direttori delle unità operative, così non si può andare avanti. Però queste cose i dirigenti, alcuni dirigenti medici non li dicono perché qui va avanti la clientela. Ieri di Gentile e oggi potrebbe essere la clientela di Oliverio, che a distanza di 3 mesi non riesce ad eleggere, a fare una giunta. Quindi il consenso popolare c'è stato, ma la giunta non c'è. Quindi il responsabile Renzi, responsabile Lorenzin, responsabile sono quei politici calabresi che della politica ne fanno una questione di potere. Di questo noi siamo stanchi e stanchissimi. È ora di cambiare. Il disagio dei medici e del personale sanitario, perché insomma qua non siete solo medici, anche se diciamo, il motore parte dal personale medico soprattutto. Qual è? Allora, il problema fondamentale è dovuto a una carenza di personale. Carenza di personale che si protrae ormai da parecchi anni, vuoi per il blocco delle assunzioni a livello nazionale, quindi il blocco del turnover, e vuoi per il blocco imposto soprattutto dalla legge che prevede il piano di rientro. La Calabria è in piano di rientro e commissariata da quasi 6 anni, per cui c'è un turnover zero, per cui chiunque se ne va non può essere sostituito. Mentre questo negli uffici amministrativi e nell'apparato tecnico crea problemi più facilmente risolvibili, nell'apparato della dirigenza medica e del personale del comparto, intendo infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, questi vuoti nell'organico comportano la non operatività dei reparti, perché proprio i reparti agiscono e possono portare avanti quella che è l'attività ordinaria e straordinaria soltanto se c'è le risorse umane. Per fortuna le risorse umane che sono presenti sono dotate di grossa professionalità e stanno dimostrando un attaccamento al lavoro estremamente significativo, tant'è che riescono comunque a garantire un'attività che ne usufruisce tutta la provincia e anche da fuori provincia. Lei è qui, intanto lei è personale sanitario o amministrativo? Personale amministrativo, ma io sono qui oltre ad essere come personale amministrativo, sono come utente di questo ospedale. Sono preoccupata. E quali sono le cose che la preoccupano di più in questa situazione? Mi preoccupa il fatto che non ci sia personale sufficiente per l'assistenza, mi preoccupa l'organizzazione, mi preoccupa lo stato delle strutture. Ci sono, tutto questo, almeno anche dalla sua esperienza, sta producendo disagio verso l'utenza, perché qua il problema è di due motivi, carenza ma anche stress del personale. Chiaro, lo stress del personale inevitabilmente si ripercuote sull'utenza, perché magari il medico, l'infermiere non è molto sereno nell'espletamento delle proprie funzioni, in quanto sia i turni abbastanza stressanti, lunghi, tant'è che si sono verificati gli episodi che voi tutti sapete, e sia la carenza di una organizzazione più generale, cioè che non è solo quello dell'azienda ospedaliera, ma che riguarda l'intero territorio che serve all'azienda ospedaliera, perché come voi sapete sono stati chiusi molti ospedali senza che ci fossero delle strutture che colmassero queste lacune, queste chiusure, e con una diminuzione del personale che noi abbiamo avuto, ciò ha significato un aumento di persone da curare, e dico persone da curare, e senza avere gli strumenti necessari per farlo. Buongiorno. Buongiorno. Infermieri. Pochi ma buoni. Perché protestate a fianco? Noi protestiamo perché siamo tutti questi qua precari. Cioè, nel senso, ci spieghi il suo contratto. E tanti anni fa sono stata fatta un avviso pubblico dove abbiamo partecipato, solo che hanno preso solo 10 persone. Questa graduatoria adesso è esistente e noi abbiamo lavorato 24 mesi e adesso siamo fuori.
nonostante i problemi che ci sono in ospedale, quindi che hanno bisogno di infermieri. Quindi nonostante la carenza di personale è quello che sta producendo il disagio in questo ospedale? Noi siamo a casa. Quindi voi siete personale formato, che avete lavorato e che adesso è rimasto. 24 mesi, chi 28, chi 30 e siamo a casa. E chi niente ancora siamo a casa. E che tipo di... avete avuto qualche interlocuzione istituzionale? Che cosa vi hanno detto? Sì, all'inizio si faceva a scorrere, cioè nel senso come a scuola. Si usava il metodo della scuola, lavoravi, appena si liberava qualcosa venivi richiamato. Adesso invece con i sindacati, non so chi, per chi, hanno scelto di fare più di 24 mesi noi non possiamo lavorare. Lavoriamo, abbiamo lavorato 24 mesi e adesso siamo a casa. Quindi personale infermieristico? Sì, tutti infermieri, la maggior parte tutti laureati, formati. In attesa. Tutti laureati? Sì. Allora... insomma, anche lei è arrabbiato, sembra, diciamo... sì, facciamo parte sempre di questa graduatoria dell'avviso pubblico fatto nel 2011, che è stato espletato sia per titoli anche per esame, quindi nei termini di legge. Quindi si potrebbe... Le vostre rappresentanze sindacali rispetto a questa questione che dopo 24 mesi vi siete bloccati, che dico? Dicono che si potrebbe attingere da questa graduatoria, però se il turnover non viene sbloccato, al momento sono con le mani legate. Quindi anche questo è legato al blocco del turnover? Sì, certamente sì. Onorevole, qui insomma i termini della protesta sono chiari. Perché questo commissario non viene nominato dal governo? Ma credo che martedì sarà nominato. Che proprio stanotte ho ricevuto un messaggio da parte della segreteria di Renzi, al quale io avevo rivolto un accorato appello attraverso una lettera pubblica, dove denunciavo i rischi legati al blocco e alle gravi carenze che stava provocando la mancanza di una guida nella sanità. Stanotte ho ricevuto questo telefonate dove mi dicono che martedì hanno inserito all'ordine del giorno la nomina del commissariamento. Quindi lei ci sta dando una notizia in questo momento. Nel Consiglio dei Ministri di martedì, all'ordine del giorno c'è la nomina del commissario. Non mi chiede chi sarà perché non lo so. Lo ha preventivamente detto. Dopodiché, al di là di questo, qui la situazione, come la declino nei medici, è drammatica. Non solo è drammatica, io ho avuto modo di visitare non solo l'Annunziata, ma credo che il problema riguarda tutta la regione Calabria. C'è una sanità sull'orlo del collasso, ci sono dei medici quasi votati al suicidio professionale, mi lascia passare questo termine, nel senso che sono oberati e così pieni di straordinari che davvero rischiano anche la salute, e ciò è confermato anche da alcuni casi verificatosi in questa struttura, dove tre medici sono stati colti da malore, qualcuno ha avuto un infarto, qualcun altro un ictus, appunto per la forte tensione e per la forte passione, perché quando uno poi la professione la svolge come missione, così come dovrebbe essere, ecco, corre anche questi rischi. Anche il PD a questa manifestazione, come motivate questa presenza? Ma mi pare che stare a fianco agli operatori sanitari della nostra città, chi quotidianamente lotta per salvare vite umane, pur essendo in una situazione di precarietà, mi pare sia un obbligo non solo politico ma anche civile. Io partecipo qui come segretario del primo circolo del PD, ma sono soprattutto come cittadino, indignato per una mala sanità, e chi dovrebbe a questo punto intervenire, parlo del ministro Lorenzini, non perde altro tempo. Ricordo la campagna elettorale di qualche mese fa, quando venne in pompa magna in Calabria a dire che avrebbe sbloccato la vicenda della sanità calabrese a partire dal turnover, dare più risorse, più forze, eccetera, eccetera. Ad oggi nulla è stato fatto. Chiediamo da questa postazione, dalla città di Cosenza, al ministro, al Consiglio dei Ministri e anche a Matteo Renzi di fare presto. La Calabria non può più attendere, la città di Cosenza non può più attendere, i cittadini hanno bisogno di buona sanità per avere un'ottima salute. Ecco, questo è l'appello sentito che mi sento di lanciare in questo momento. Su questa vicenda sembra esserci un cortocircuito tra la nuova giunta regionale e il governo Renzi. Come lo leggi?
Io non so se questo sia vero, se questa sia la lettura. So che Mario Oliverio ha messo la faccia nelle elezioni regionali passate, ha stravinto le elezioni regionali, ha il dovere di governare e che si metta nelle condizioni di governare soprattutto la sanità calabrese, lo dicevo, ridotta ai minimi termini dalle passate esperienze del giunta regionale da Scopelliti. Oggi si tratta di voltare pagina, bisogna iniziare da subito. Allora, le ragioni per cui siete qui a sostegno di questa manifestazione, che è una manifestazione anche per alcuni aspetti delle problematiche che pone, insomma, originale. Sì, perché per la prima volta finalmente dopo tanti anni i medici si decidono di scioperare per la tutela della salute dei cittadini e anche per la tutela della salute dei medici stessi, perché purtroppo, come lei avrà letto ripetutamente, il personale medico è veramente ridotto al lumicino. Ci sono persone che fanno turni 18 ore consecutive, persone che hanno infarti, persone che hanno ischemie cerebrali e che devono garantire la copertura dell'urgenza emergenza. Purtroppo tante cose non si sanno, per esempio l'ospedale di Cosenza raccoglie le urgenze che provengono non solo dalla provincia di Cosenza, ma anche da Crotone, da Vibo, da Lamezia e addirittura qualche volta dalla costa ionica di Reggio vengono gente da Merito Porto Salvo. Questo non possiamo garantire questo se il personale non viene sostituito, se abbiamo 256 medici in meno, 300 infermieri in meno, 250 ossi in meno. Non si può fare, né si può fare l'urgenza emergenza senza che venga aggiornata le macchine dal punto di vista tecnologico, senza che vengano presi gli anestesisti, perché senza gli anestesisti non si può operare, se non si può operare non puoi garantire l'urgenza. Allora, problema qual è? Primo, che qualcuno finalmente a Roma si decida di nominare questo commissario, primo. Secondo, che si metta mano al piano di rientro assumendo quel famoso 15% previsto per legge e andando a coprire, facendo un piano regionale, tutti i buchi, ovviamente non solo a Cosenza, ma in tutti i posti dove esiste una carenza organico certificata. Tre, far sì che una volta uscito il piano di rientro si faccia un piano di investimenti e si dia ad ogni hub e ad ogni ospedale che è rimasto di quelli che sono stati chiusi un indirizzo preciso e un compito preciso, perché altrimenti tutti gli ospedali fanno le stesse cose, non è possibile. A Reggio hanno fatto la cardiochirurgia, ormai è stata costruita, ci sono le macchine, fatelo lavorare, metteteci i medici. Questo diciamo noi. Purtroppo il nostro rammarico è che noi facciamo lo sciopero ma la cittadinanza non risponde. Questo è un peccato, perché la gente, se non viene a sentire perché noi scioperiamo, non potrà mai capire quello che succede da questa parte della barricata. Perché al pronto soccorso si aspettano 12 ore? Perché si aspettano 18 ore per fare un attacco, una risonanza o un'ecografia? Perché c'è gente che arriva al pronto soccorso viva e poi muore al pronto soccorso. Il corteo dei sanitari dell'ospedale Annunziata di Cosenza è appena partito per concentrarsi a Piazza Italia, al Cinema Italia, dove è prevista una manifestazione e la conclusione di questa giornata di protesta. Abbiamo sentito molte delle loro opinioni, altre ne sentiremo nel corso della iniziativa che si terrà a Corso Italia. Qualche amarezza la registrano gli operatori sanitari, perché la città di Cosenza e quindi l'utenza non ha ritenuto di partecipare in massa a questa manifestazione. Eppure loro sono i fruitori di quella che è la buona sanità. È una sanità che ha
carenza di operatori, che ha medici stressati, è una sanità che potrebbe diventare un rischio per l'utenza cosentina e non solo.